Insieme sosteniamo il turismo in Sila e il concorso di idee promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza e Promo Cosenza per valorizzare l'altopiano silano. Alla premiazione era presente anche Dalila Nesci, sottosegretario del Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale. A vincere sono stati i due progetti presentati da Coldiretti e Confcommercio. La premiazione viene proprio da un bando del Ministero in Union Camera, quella di fare rete, e questa rete è proprio in Sila, che diciamo noi teniamo molto. Per noi fare rete significa in qualche modo andare ancora avanti, far andare tutti d'accordo, perché noi riteniamo solo con una rete può partire il turismo. E oggi presentiamo anche uno studio fatto dal professore Torchio, sono due volumi, sono gli atti del convegno e quindi si parla di turismo. Il turismo quindi come vera occasione per lo sviluppo della nostra regione. Il piano nazionale di ripresa e resilienza prevede sostegni mirati al settore. Diverse possibilità nascono dal PNRR, qui ragioneremo anche di turismo in Calabria, di come il grande bosco d'Italia, la Sila, può essere ulteriore meta attrattiva. Il CIS Calabria Svelare Bellezza va nel segno del turismo enogastronomico, sportivo, religioso, quindi questa provincia, questo territorio molto può dare in questo settore.